Io voglio dar lettura di un documento che è stato condiviso dalle amministrazioni, dai sindaci di Voltaggio, da sottoscritto, di Carroseo e di Fraconato. Un documento che ha una significatività. Io parlo senza microfono, di solito mi sentite. Se però qualcuno non mi sente, me lo dice al sottoscritto. Che è stato pensato per essere mandato alle più alte cariche dello Stato, della Regione, e ovviamente al commissario di governo, l'ingegner Lupi. Lo scopo del documento qual è? Quello di rappresentare una situazione straordinaria per la nostra vallata. È fuori di dubbio che per la nostra vallata è una situazione straordinaria, e quindi di cominciare a porre le basi sia per uno scambio, quindi per un confronto con chi l'opera dovrà realizzare e per chi l'opera dovrà controllare mandato del governo e tutte le istituzioni che sono coinvolte. Ve la leggo per farla breve. Allora, indirizzata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, al Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e a Walter Lupi come commissario di governo. L'oggetto è il trasporto alta velocità, alta capacità, tratto del terzo valico ferroviario Milano-Genova, impatto sulle realtà dei comuni di Carroseo, Fraconato e Voltaggio. Signori Presidenti, signor Commissario, i sottoscritti sindaci di Carroseo, Fraconato e Voltaggio, in relazione a quanto indicato in oggetto, sottopongono all'attenzione di codeste e altre autorità quanto segue. Premesso che l'opera ferroviaria e i cantieri ad essa collegati influiranno per anni sulla Vallemme e sui nostri comuni, interferendo sulle abitudini di vita della popolazione, modificando la circolazione stradale e determinando un impatto significativo sull'ambiente naturale della vallata, che nessuno dei comuni dell'Alta Vallemme, Fraconato, Carroseo e Voltaggio dispone di un ufficio tecnico con personale funzionalmente assegnato negli organici degli enti. Sempre, leggetelo sempre, questi che hanno sempre un premesso davanti. Che l'incremento di popolazione dimorante in valle con la creazione dei campi base aumenterà il fabbisogno di servizi, creando situazioni di grande criticità, in quanto negli stessi campi base verranno ospitati tecnici e maestranze per diverse centinaia di unità. Che i sindaci di Carroseo, Fraconato e Voltaggio, il 26 gennaio 2012, hanno sottoscritto una lettera indirizzata a COCIV e a RFI, avente ad oggetto convocazione tavolo di confronto con gli enti locali dell'Alta Vallemme, lettera fatta propria da ciascuna delle amministrazioni comunali con apposita delibera. Che i procedimenti progettuali finalizzati alla determinazione dei contenuti minerali del materiale di scavo in relazione a tossicità e pericolosità di alcuni componenti potenzialmente presenti, ad esempio, in maniera non esaustiva, radon, cadmio, piombo, amianto e nickel e quant'altro di nocivo per la salute, non risultano ad oggi adeguati all'articolo 186 della legge 152 del 2006, alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2010, numero 24, 13302, al decreto legislativo 16 gennaio 2008, numero 4, alla legge regionale 42-2000, all'articolo 8 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, numero 208, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 2009, numero 13, che prevedono nuove disposizioni in materia di trasporto, stoccaggio, utilizzo ed analisi specifiche per tutto il materiale dismarino provenienti dagli scavi delle gallerie ferroviarie. Ancora nelle premesse. Che i cantieri di lavoro, fuori pilota, campi base, eccetera, di che trattasi saranno installati nei territori dei comuni di Voltaggio e di Fraconato, che i territori dei suddetti comuni, intesi come tutti e tre, sono interessati da altri progetti di elevato impatto ambientale, nuovo metanodotto SNAM, Gavi, Pietralavezzara, con attraversamento dei comuni e 11 attraversamenti del torrente Lemme, dal progetto di centrale a biomassa di Voltaggio con potenza prevista di 3,3 MW elettrici e la necessità di approvvigionare 40.000 tonnellate di biomassa entro un raggio di 50 km da Voltaggio nel solo territorio piemontese. Progetto di impianto eolico da 9 megawatt sul Monte Porale. Questo al momento è stato ritirato, però quando l'abbiamo scritto era ancora in essa. Che i tre comuni fanno parte della comunità montana Pernino, Aleramico o Bertengo,
che il 41% del territorio del comune di Voltaggio fa parte del parco regionale delle Capanne di Marcarolo, che il disposto dell'articolo 16 della legge 148/2011 prevede che entro pochi mesi i comuni aderiscano ad unioni o convenzioni al fine di meglio gestire le funzioni tecniche ed amministrative di competenza. Ancora, che le unioni o convenzioni di qui sopra siano costituite in territori comprendenti almeno 3.000 abitanti, se trattasi di comuni montani, che la popolazione residente attualmente nei tre comuni ammonta a 1.584 persone. Alla luce di quanto sopra esposto, le amministrazioni comunali di Carroso, Voltaggio e Fraconalto propongono alle autorità in indirizzo quanto segue: che con opportuno decreto ministeriale o regionale venga autorizzata la costituzione di una convenzione tra i soli tre comuni dell'Alta Vallemme, con abbassamento del limite minimo dagli attuali 3.000 abitanti a soli 1.500, che siano concesse defiscalizzazioni ai residenti e alle imprese aventi sede nel territorio dei tre comuni, che sia messa a disposizione dall'appaltatore il budget necessario per la realizzazione di un'accurata campagna di analisi ante opera delle rocce e dei terreni che saranno interessati dal terzo valico in Vallemme. Ai comuni di Carroso, Fraconalto e Voltaggio sarà lasciata la scelta dell'ente, università o istituto di ricerca che dovrà eseguire i controlli. I comuni potranno avvalersi della consulenza dell'ARPA per la scelta delle campionature da richiedere e per la valutazione dei risultati ottenuti. I comuni saranno rappresentati dai sindaci pro tempore in carico. L'appaltatore dovrà altresì fornire un dettagliato piano relativo al trattamento, stoccaggio, trasporto ed utilizzo dei materiali di scavo prima dell'inizio dei lavori. Terzo punto, che sia messa a disposizione dall'appaltatore il budget necessario per il controllo giornaliero dei materiali di smarino estratti dalle gallerie di servizio di Voltaggio e Fraconalto per l'intera durata del progetto. La scelta dei tecnici spetterà ai comuni di Carroso, Fraconalto e Voltaggio. I comuni saranno rappresentati dai sindaci pro tempore in carico. Punto 4. Che sia costituito un tavolo di confronto tra i rappresentanti dei tre comuni e i rappresentanti di RFI COCIV, la Regione Piemonte, presieduto dal commissario di governo, e che tale tavolo sia convocato almeno una volta al mese per tutta la durata dei lavori. In particolare, in casi di urgenza, sarà facoltà dei comuni richiedere l'immediata convocazione del tavolo. Punto 5. Che sia messo a disposizione dei comuni di Voltaggio, Carroso e Fraconalto, un ufficio tecnico dedicato, avente sede in Voltaggio per tutta la durata dei lavori del terzo valico. I costi del personale e tutti gli altri costi derivanti da tale ufficio dovranno essere a carico di COCIV e RFI, rispettivamente appaltatore ed appaltante. La scelta del personale sarà competenza esclusiva dei sindaci pro tempore di Carroso, Fraconalto e Voltaggio. Punto 6. Che sia demandato al tavolo di confronto la definizione delle soluzioni di ogni altra esigenza attuale e futura allo scopo di mitigare gli effetti sulla popolazione e il territorio della Vallemme del Terzo Valico. 7. Che venga approfondita la soluzione di viabilità alternativa durante i lavori alla Galleria della Crenna per scongiurare l'interruzione delle attività imprenditoriali nella Vallemme. Punto 8 ed ultimo. Che sia valutata la possibilità di collocare i dipendenti COCIV assegnati al cantiere nelle case sfitte e negli alberghi dei tre comuni dietro il pagamento di un congruo canone di affitto. Le condizioni contrattuali dovranno essere espresse in un protocollo d'intesa sottoscritto dai comuni, da COCIV e dai proprietari degli immobili interessati. Non abbiamo la pretesa che questo sia tutto, abbiamo la convinzione che questo sia un primo passo per interloquire su un'opera che sicuramente pesante lo è. Grazie.